La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Quanto sta venendo a galla oggi per la questione del MES, il meccanismo europeo di stabilità, firmato nel 2012, dovrebbe fungere da clava per scoperchiare il golpe finanziario che ha investito l'Italia proprio in quegli anni, quando cadde cioè un governo democraticamente eletto ed il paese fu commissariato dal cartello finanziario internazionale. Analizziamo le prove ed analizziamo i danni arrecati agli italiani, che vedono nella firma del MES soltanto la punta di un iceberg formato da vincoli e trattati contro i quali si schianterà il paese. Il potente segretario del tesoro di Obama, Timothy Geithner, ha scritto nero su bianco nel suo libro che nel 2012 l'amministrazione americana ricevette una telefonata dalle cancellerie europee. Si riferiva proprio a Francia e Germania, che chiedevano appoggio per far crollare il governo Berlusconi, che non voleva contribuire al MES secondo l'ingannevole metodo di calcolo imposto dai franco-tedeschi, ossia con una contribuzione in base al PIL del paese e non rispetto alle esposizioni delle sue banche nei paesi da salvare, come chiedeva giustamente il ministro dell'economia Tremonti. In più, il governo rifiutava gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale. Circostanza poi confermata nel libro del primo ministro spagnolo Zapatero, che in qualità di testimone oculare ai tavoli del G20 di Cannes nel 2011 ha denunciato chiaramente che nei corridoi si parlava di far cadere Berlusconi e di sostituirlo con Mario Monti. Ma perché Mario Monti, membro di spicco delle lobby della finanza speculativa? Cosa gli fecero firmare per tutelare gli interessi di quel cartello finanziario contro l'interesse del popolo italiano? Mario Monti infatti non solo firmò la famosa ratifica del MES, con la quale inchiodava per 125 miliardi di euro gli italiani ad un fondo salvabanche, pur non essendo il nostro governo esposto in quelle stesse banche. Firmava il fiscal compact per inchiodare per sempre il paese all'austerity. Firmava il pareggio di bilancio addirittura in Costituzione, quindi modificandola per togliere allo Stato ogni possibilità di spesa a deficit per i propri cittadini. Quindi, ricapitolando, un governo tecnico, quindi un governo di transizione che avrebbe dovuto semplicemente traghettare il paese verso elezioni democratiche, ha avuto invece la possibilità di firmare trattati internazionali, addirittura in materia economica e finanziaria, e di modificare la Costituzione vincolando il paese per sempre ai diktat proprio di quel cartello finanziario europeo, che poi scopriremo dalle denunce di due autorevolissimi testimoni oculari, che organizzò il golpe finanziario ai danni degli italiani. Possiamo quindi dire che quelle firme e quei vincoli del 2012 potrebbero essere considerate a tutti gli effetti illegittime. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.